6 agosto 1284, battaglia della Meloria. Celeberrima tra le battaglie navali del Medioevo, cruenta e decisiva, fu combattuta tra le repubbliche marinare Genova e Pisa nella secolare lotta per il dominio del Mar Tirreno. Il luogo, poco più che uno scoglio, si trova lungo la costa livornese del Mar Ligure. La flotta genovese, guidata dagli ammiragli Oberto Dori e Benedetto Zaccaria, forte della superiorità numerica, 90 unità contro 72, riesce ad avere la meglio su quella avversaria. Nonostante Pisa possa contare su due grandi comandanti, il veneziano Alberto Morosini ed il conte Ugolino della Gherardesca, che poi Dante renderà eterno facendone il protagonista del 33° canto dell'Inferno. Quasi 10.000 uomini verranno fatti prigionieri e deportati a Genova. 5.000 erano morti combattendo sulle loro navi. La conseguenza più duratura della sconfitta sarà però la perdita mai recuperata del controllo della Corsica dopo due secoli di dominio, anche culturale. Quasi 500 anni dopo, nel 1768, la Repubblica di Genova vendette l'isola alla Francia. A nulla valsero le rivolte guidate dall'eroe Pasquale Paoli.